Sì, è vero Giovanni, infatti lasciami fare prima di tutto un preambolo. Io ho fatto l'anno scorso, fino a novembre del 2022, in Svezia, a Stoccolma, dove avevo vinto una borsa di studio per fare un dottorato, sempre in fisica, all'Università Tecnica di Stoccolma. E lì mi avevano offerto, diciamo, una sistemazione già prima di cominciare proprio questo dottorato. E invece, diciamo, una volta che sono venuto qui, chiaramente ho dovuto affrontare tutto l'iter di cercare casa e comunque anche in maniera non semplice, perché volevo comunque evitare sia le agenzie, proprio per i prezzi un pochino a volte Certo. esorbitanti, e anche per, diciamo, chiaramente non andare incontro a un investimento importante da solo inizialmente. E quindi l'unico strumento che, diciamo, ho potuto utilizzare per trovare casa anche in maniera celere è stato Instagram, dove appunto molti miei amici hanno ricondiviso la storia in cui cercavo casa e mi hanno appunto dato una mano. Quella del monolocale da 9 metri quadri è stata, diciamo, il miglior compromesso che ho trovato in quel momento, proprio perché offre appunto, vabbè, centralità, privacy, e comunque ti permette di vivere Milano pienamente. Quello che penso è che io, diciamo, al di là dell'assurdo, dell'assurdità un po' di questa storia, mi ritengo fortunato, sia perché posso contare su una borsa di studio che è appunto tra le più alte che vengono erogate dallo Stato italiano, sia perché in caso di sbagli o di errori commessi da parte mia, posso sempre contare sulla mia famiglia che è benestante, e che in caso di, appunto, come dicevo prima, di errori, avrebbero, diciamo, messo una pezza a questo. Ed è proprio qui che secondo me sta il focus di tutta questa vicenda. Infatti, bisogna consapevolizzare, diciamo, le persone e anche, diciamo, sollecitare, se vogliamo, lo Stato a investire anche in residenze per giovani. Non solamente sui giovani in generale, verso i quali diciamo si parla sempre un pochino di meno e verso i quali c'è una mancanza forse di accortezza nei loro confronti. E C'è sempre tanto so ragazzi, no? Come si dice spesso. certo, Scusa. ragazzi, no, certo. Molto spesso è difficile infatti riportare al centro del dibattito i giovani perché magari non ne fanno nemmeno troppo parte, no, di questo dibattito. E quindi vorrei utilizzare proprio questo episodio per mandare un messaggio forte chiaramente sollecitare appunto di investire non solamente su residenze, ma tutto quello che riguarda anche l'istruzione, tutto quello che consente al giovane che, diciamo, ha una possibilità di andare all'estero dove vengono fornite condizioni migliori spesso, di stare in Italia, anche perché molto spesso l'italiano dovrebbe stare in Italia, non è per una condizioni culturali differenti, proprio perché come nel mio caso, io amo Milano e amo appunto il Politecnico di Milano, come spesso ripetuto. E quindi è sta qui che sta un po' la differenza, insomma. Ai giovani ti hanno seguito in questa tua digressione che hai fatto o l'hanno preso soltanto come il caso di una persona che si lamentava per i 950, per i 650 euro per 9 metri quadrati? E Ma questo è un in problema anche. certo. In realtà a me sono arrivate, diciamo, molte persone che testimoniavano, diciamo, situazioni simili e condividendo, diciamo, la situazione. E c'è anche chi mi ha dato del coglione, non so se si può dire, o del bamboccione e così via. Però sono stati, diciamo, molti di più quelli che comunque mi hanno detto, mi hanno rincuorato, come hanno addirittura offerto, diciamo, sistemazioni. E chiaramente non mi sentivo né di prendere né di altro perché innanzitutto già ero stato fortunato di averla trovata prima, diciamo, dell'esplodere tutta questa situazione.
E poi perché comunque non vorrei sfruttare appunto una situazione per, diciamo, un ritorno, diciamo, personale. Quindi ci vuole un grosso, ultima domanda, intervento ovviamente anche da parte diciamo dello Stato, anche se lo Stato, come si sa, siamo noi, cioè entrare per esempio, ecco ti dico un problema che potrebbe essere affrontato fra i primi, l'ausilio per gli studenti meritevoli che è già sviluppato in diverse università, ma implementandolo si potrebbe chiaramente a dare maggiore possibilità agli studenti come te, come altri, tu poi stai facendo un dottorato, di restare qui invece di Certo. andarsene dopo. No, quello che dici è molto vero. In effetti è importante anche secondo me ampliare, no? L'offerta al quale uno può accedere attraverso appunto il merito. Ad esempio, immagino, che ne so, dei buoni anche per la mensa o che non vanno calcolati appunto semplicemente sul liceo, ma anche sul merito, in modo tale anche da facilitare lo spostamento dei giovani anche, diciamo, da tutta Italia verso, non necessariamente verso Milano, dove appunto vorrei rispondere anche, diciamo, a una domanda che mi è spesso stata fatta, o comunque ovvero perché proprio a Milano, potevi stare ad esempio in Ancona. Beh, la risposta mia è a quello che volevo fare, stavo a Milano e diciamo, pensavo fosse un Anche investimento. perché ingegneria fisica non credo che ci siano ancora. No, no, appunto, però nel senso molti chiaramente potrebbero anche dire, beh, potevi fare ingegneria meccanica o qualcosa di simile, però chiaramente tutte queste, cioè, lascia un po' il tempo che trova, come si dice, cioè nel senso non stanno molto in piedi sulla logica, diciamo, di tutto questo discorso.